Benvenuti in un nuovo video, scusatemi se ogni tanto ho sentito un po' la stufetta che raga qui dentro si congela letteralmente. Allora, oggi sono qui per recensirvi Pluo, raga penso che si pronunciano così, eccoli qua. Cioè raga io adoro. Li ho acquistati sul sito di AS Food, lì arriverà tutto nella loro scatola frigo, eccola qui con all'interno il ghiaccio. Ho scelto voi questi gusti, oggi però ho deciso di non provarli tutti e 10 insieme a voi perché sono usciti, raga, penso che in totale ci sono una ventina di gusti. Io li ho divisi e vi ho fatto votare voi su Instagram Stories. Quindi raga, mi raccomando, se non mi seguite su Instagram fate male perché vi perdete tutte queste cose e tutti gli spoiler. Quindi oggi ho voluto veramente dedicarmi a questi 5 e nella prossima puntata assaggeremo tutti gli altri 5 e poi prenderemo tutti gli altri gusti che non abbiamo provato, proprio perché mi volevo soffermare bene su ogni gusto senza correre. Quindi io direi di iniziare per scopo random, iniziamo da quelli un po' più dolci, perché poi gli altri faremo un po' quelli là fruttati, frutta secca, eccetera. Iniziamo con i primi, ovviamente raga all'interno troviamo l'albume d'uovo, eccolo qua. Quindi raga sono completamente diversi rispetto a tutti gli altri budini che noi comunque acquistiamo normalmente anche su AS Food, quindi sono completamente diversi, quindi dobbiamo mettere un po' le mani avanti. Devo essere forse un po' più buona per questi budini, però ovviamente raga andremo proprio a, come ho sempre fatto, a recensire il sapore, però dobbiamo comunque considerare che sono completamente albume d'uovo, quindi è da considerare questo. Il primo gusto, ragazzi, non l'ho fatto apposta, è uscito gusto tiramisù. Volevo vedere, sono 120 grammi, comunque il barattolino è bellissimo, veramente super bello, molto chic. Vi volevo dire che questi budini sono senza latte, senza glutine, senza zuccheri e senza grassi. Eccolo qua, io vi dico anche i valori, per 100 grammi hanno 50 calorie, quindi raga, pochissimo, 0,3 grammi di grassi, 0,5 grammi di carboidrati e 11,3 grammi di proteine, quindi questo è adatto anche a chi segue una dieta keto. Eccoli qua, Egg Protein Natural, io sono troppo contenta. Oddio ragazzi, si sente tanto dire tiramisù, ve lo giuro. Questa è detto tiramisù, quella qui ha una consistenza abbastanza budinosa, si può dire? Allora, l'albume non si sente quella cosa forte che vi disgusta di uovo, di albume, no? Allora, mi devo abituare, per me è un gusto nuovo, però raga, una picca, avete quella percezione di tiramisù? Ok, di sicuro non è la cosa più buona di questo mondo, non è il budino più buono di questo mondo, però raga, per dei valori del genere, comunque dobbiamo comunque aspettarcelo di non sentire proprio quella sensazione di quel budino che ha comunque carboidrati, zuccheri. E anche questo è da mettere in conto, però vi posso dire che è buono. Questo secondo me l'altro gusto limone spaccava di brutto. Allora l'odore è buono. Allora raga, non mi sbilancio un attimo perché voglio provare anche un attimo gli altri, sapete che io faccio sempre così nelle recensioni, però vi devo dire gusto tiramisù buono. Per il momento non è ancora nella mia cerchia dei preferiti perché voglio un attimo testare gli altri e poi ritorniamo indietro a budino, scusatemi, a tiramisù. Però vi devo dire che è buono, si sente un po' di albume di uovo, si sente, perché è impossibile non sentirlo, però devo dire che è buono come gusto. Andiamo avanti, vediamo un attimo. Questo qui è crema catalana. Allora raga, io con questo ho delle aspettative altissime. Crema catalana, vi dico un attimo, sempre solite cose raga per quanto riguarda le cose che non contiene. E questo è praticamente uguale, pensate che ha solo 48 calorie, 0 di grassi, 0 zuccheri, 0 carboidrati e 12 grammi di proteine. Eccolo qua. Assaggiamo crema catalana, mi ispira tantissimo. Allora, ogni botto rompo. Oddio, questo non so di cosa sa. Mamma mia raga, questo l'odore è assurdo, si sente proprio quella ventata di...
lo sapete che sembra? La crema della sfogliatella, ve lo giuro, raga, ecco cosa sembra. Sembra la crema all'interno della sfogliatella. Ciao, me ne vado. No, raga. Perciò non mi sono voluta sbilanciare. A vita mia, sa pure un po' di Yankee Candle. Non so perché Ancora con sta Yankee Candle. questi gusti dolci, raga. No, vabbè, è buonissimo. Lo farò assaggiare pure a mamma, perché raga, che se finiscono subito. Mi dirà la stessa cosa, raga, sfogliatella. La crema della sfogliatella. Questo mettetelo nel carrello. Già ve lo dico. Crema catalana, deve andare subito nel vostro carrello. Ok, no, Ma raga, innamorata proprio. di cosa può sapere una Yankee Candle? Ancora ci sto Non lo pensando. so, dice Masella, ma perché dici sempre Yankee Candle? Non lo so, raga, ho l'odore, ho quella cosa dolce di, non lo so. Forse siamo nel periodo Natale, mi sto fomentando con le candele. È pure nel peach, Infatti. vabbè. Ok, raga, andiamo avanti. Gusto torrone. Cioè, di cosa può sapere un gusto torrone? Di nocciola alla fine? Boh, non lo so, perché comunque, raga, torrone comunque in generale. Boh, ok, vediamo un attimo i valori, come quello la crema catalana, 48 grammi di 48 calorie, 0 di tutto e 12 grammi di proteine. Ve lo faccio vedere. Raga, a me quando sono emozionata l'emozione fa brutti scherzi. Comunque crema catalana, finirò. No, questo non mi piace. Sa tipo di cannella, cioè cannella con turrone, vabbè, consistenza sempre budinosa, che fa i fili. No. Ma pure il colore. L'unico che c'è i fili, no raga, io sento la cannella, ma che c'è? No. Dolce, cannelloso, no, non è nei miei preferiti, no, non ve lo conto. Già vedete tra questo torrone e tiramisù, vi consiglio di più tiramisù. No, raga, ci andrò senza. Ma poi c'hai i fili, no, non mi piace. No, questo per me è il primo bocciato, perché raga, sinceramente, io sono fatta così. Mi devo far spendere soldi per prodotti che veramente ne vale la pena. No, quindi per il momento. Ma quanti ne ho assaggiati? Sono tre, quindi devo assaggiarne ancora due. Biscotto. Però, raga, infatti ho letto che pruvo, però non mi sono sbilanciata all'inizio perché ho detto non mi voglio sbilanciare perché ho visto la confezione e non c'era scritto. Però io adesso qui mi trovo in un'unica confezione Omega Pure. Quindi io sta cosa non l'ho capito, perché alcuni sta scritto Pru Omega Più e altri così. Io di solito ho sempre visto questa confezione così e non mi sono mai sbilanciata. Io penso che questa qui, caramello, sia la confezione nuova, raga, non lo so, ve lo giuro. Perché comunque non c'è scritto, però vi dico che io non so se sono su tutti i Pru, mi scuso, però vi voglio dare queste informazioni perché di solito io vedo Pru così con scritto oppure trovo scritto Pruo Omega Più. Io vi parlo un attimo di questi. Io penso che in generale, ma non mi sono soffermata su gli ingredienti e tutto, perché raga, qua non ci capisco niente. Però vi volevo dire che c'è proprio questa differenza perché oltre ad esserci comunque all'interno l'albume, sono ricchi di amminoacidi essenziali di omega 6 e omega 3. Quindi raga, anche per questo sono completamente diverso. Anche questo è senza latte, senza glutine, però raga, io vedo una confezione completamente diversa. Infatti qui mi dice proprio questa omega più omega 3 e omega 6, però io quando li ho acquistati, io ho acquistato così, cioè quindi questo è l'unico io penso che mi sia uscito così. Dobbiamo controllare gli Dobbiamo altri. controllare gli altri perché mo vedete tra tutti e quattro è l'unico che è uscito così, quindi per questo non mi sono sbilanciata all'inizio, ho fatto una maschera, allora forse sono io che ho un'altra scritta davanti, forse ci sono due versioni, non conoscendo il prodotto in sé, non mi sono sbilanciata. Eppure perché
Non so se hanno riformulato, non, veramente raga, non lo so, non vi so dire perché sul sito non c'è tipo doppio caramello, doppio coso che tipo tu puoi dire ok, quello sta l'omega più e quello è così. Quindi penso che sia una cosa standard, ma forse questa sarebbe la confezione nuova. Raga, vi giuro, non lo so. Comunque penso che a sto punto sono tutti così, io, con aminoacidi essenziali omega 3 omega 6. Vedo un attimo i valori. E questo cambia un po', però cioè alla fine siamo là. Per quanto riguarda questo a caramello, eccolo qua, ha 48 calorie, 2,2 grammi di grassi, quindi ha anche 2 grammi di grassi in più rispetto agli altri, che sono zero, infatti sì. E quindi ragazzi, secondo me c'è proprio una differenza nel prodotto, quindi secondo me qua per scriverci omega più sono gli unici con l'omega 3 e l'omega 6. Magari alcuni sono... Bravo, alcuni sono così, alcuni sono... Ok raga, non sapevo questa cosa, quindi l'ho scoperta con voi. Ok, quindi per 100 grammi hanno 58 calorie, 2,2 grammi di grassi, poi carboidrati... Ok, sta qui carboidrati 1,1 grammo, proteine 8,4. Ok, quindi raga, abbiamo capito anche questa cosa in diretta, proprio questo è il bello di quando uno proprio non si programma i video. E vedete, la trasparenza sta anche in questo. Ok, caramello. Oddio, questo sa proprio di caramello. Questo è molto più tipo consistenza, mi sembra un po' panna cotta. Eccola qua. Più che caramello. No, 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 ti sento un po' di caramello. Però penso che, se capito, l'unico che mi ha fatto impazzire è crema catalana. Questo buono. Ma il caramello è proprio sottile, raga. Non lo percepite subito. Percepite più il retrogusto strano che il caramello. Anche la consistenza è diversa, è molto più tipo cremosa. No raga, questo gusto è un nì. Arriva un po' quella nota di caramello, però poi scompare e vi lascio il retrogusto strano. No raga, l'unico che mi ha fatto impazzire per il momento è crema catalana. Però dopo faremo la classifica. L'ultimo gusto, e questo qui raga non è come omega 3, quindi io penso che c'è proprio una distinzione tra i due. Però dopo devo andare a vedere un attimo sul sito, perché guarda, io ho acquistato tutto nella stessa sezione, quindi veramente non lo so. Però vabbè, sapete che gusto caramello è quello con l'omega più. Ok, questo vedete che è quello lì normale. Quindi non deve, all'interno non contiene omega più, omega 6, omega più, scusate, omega 3, omega 6, aminoacidi, eccetera. E infatti quella tabella qui è diversa, senza latte, senza glutine, senza zuccheri e senza grassi. Invece quello ovviamente aveva i grassi, omega 3, omega 6, vabbè. Per 48 calorie, gusto biscotto, tutto zero e 12 grammi di proteine. Eccoli qua, eccolo qua. Ma se la penso che è andata a controllare in frigo sicuramente tutti gli altri gusti. Boh raga, veramente non saprei che dirvi, non lo so. Vabbè, l'importante raga è chiarire questa cosa e dirvi comunque io cosa ne penso. Gli altri? Quindi quello è l'unico. Comunque, mo che li ho ordinati, ma se mi sapete. Cioè raga, veramente non lo so, prima se l'è andata a controllare ha detto no, non hai nessuno più con omega, quindi boh, non lo so. Li trovate impreparati. Oh raga, questo l'ho aperto bene. Biscotto. Questo si sente biscotto. Così. E devo dire una cosa, che tra le consistenze tra i due preferisco più questa qui che quella lì omega più. Buono, biscotto si sente. Però biscotto si sente, ma ho un retrogusto sempre un po' di... come si chiama? Di sciroppo, ecco. Cioè, no, papà. Ok, raga, sciroppo e biscotto ne esiste, punto uno. Però vi dà proprio quel retrogusto poi che vi rimane, vi arriva quella cosa di biscotto. Però poi vi
rimane quel retrogusto tipo in bocca, non bello, tipo sapore, ma neanche di albume, perché non si sente di albume assolutamente. Tipo, raga, io ho provato proteine in polvere che si sentivano proprio di, era egg protein, si sentivano proprio uovo, cioè. Allora, vabbè, questo sa di sciroppo. Di quello sciroppo bianco che non so prima per cosa si dava, ecco. Allora, e forse anche in questo video sono stata un po' critica, è vero. Però raga, sapete che ho messo le mani avanti per dire, sono prodotti comunque, per quanto che c'è comunque all'interno l'albume, non ci sono zuccheri, non ci sono carboidrati, ci sta. Però vi posso dire che comunque costano, sono prodotti che secondo me, se amate questo mondo, almeno una volta nella vita, sono quei prodotti che dite sì, è stato sponsorizzato tanto su Instagram, ne ho sentito tanto parlare, lo devo provare anche io questo prodotto. E poi c'è mia sorella dietro le quinte che si sta mangiando Milka Oreo. Yeah. Cioè ragazzi, cioè ci sta. Quindi secondo me quel prodotto dite sì, devo dire anche io sì, l'ho provato. Ecco, per me prendete crema catalana, perché crema catalana è uno che io nei prossimi ordini sicuramente lo riacquisterò. Non sono una persona che proprio in inverno io non consumo né yogurt né budini, non mi viene da mangiare. Preferisco pure, tipo molti vedo che se li mangiano a colazione, io preferisco più qualcosa di caldo. Invece in estate forse ci sta pure mangiarsi qualcosa di fresco, ci sta, ti viene ancora di più la voglia di acquistarli e di mangiarli. Quindi secondo me io vi consiglio crema catalana, tra tutti quelli che ho provato oggi insieme a voi io vi consiglio, primo posto crema catalana, poi andate proprio ad occhi chiusi, poi secondo posto questo gusto tiramisù, perché anche comunque non è semplice raga fare un budino del genere, questo tiramisù, senza carboidrati, senza zuccheri, raga, non è semplice, con poche calorie, e specialmente considerando che all'interno c'è l'albume. E quindi io non mi sento di sbocciarlo, perché già che aprite la confezione e vi dà anche a occhi chiusi, senza sapere che lì c'è scritto tiramisù, quella sensazione proprio di tiramisù, per me lui si posiziona al secondo posto. Poi adesso vado un po' in difficoltà, arrivo i miei tra virgolette bocciati per gusto personale. Raga, non lo so, e non bocciati, però tra virgolette che io vi boccio, vi dico secondo me non ne vale la pena, sono torrone, biscotto e caramello. Caramello, questa stranezza, vabbè. E forse tra tutti e tre l'unico che si può un po' salvare è biscotto, però sempre un po' così. Quindi niente raga, io spero che anche questa mia recensione vi sia piaciuta, e niente, fatemi sapere voi, non lo so, se avete provato qualche altro gusto, qualche gusto che dovete dire no Giulia, questo ti piacerà sicuramente, lo devi prendere, fatemi sapere. E ovviamente ci sarà la seconda parte, la terza parte e la quarta parte, perché li proverò tutti. E niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!